Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, oggi rispondo a un video che ho fatto lo scorso anno, quindi prevedo Libri 5 Stelle, vediamo com'è andata. Non ho intenzione di riproporlo nei prossimi anni, prima di tutto perché non è un mio format, ma è di Mirko. È il mio solo un esperimento che non è andato bene, quindi non ho intenzione di continuare. Poi mi sento di rubare i video agli altri, i format degli altri, però va bene, questa è la mia pipa mentale. Però diciamo che non è andata bene, quindi non ho intenzione di portare avanti questo format. Allora, partiamo subito con il primo. Allora, io avevo citato Il mare senza stelle. Sarà stato un libro da 5 stelle? Ebbene sì. Allora, intanto guardate la copertina super figa, madò, quanto è bella. Comunque, racconta la storia di Zachary, uno studente universitario, nerd, che in biblioteca un giorno scopre, vede un libro particolare, che insomma ha un po' la puzza sotto al naso, mancano delle informazioni basilari proprio, che tutti i libri hanno, ma quel libro no, chissà, lui pensa sarà un libro vecchio, però insomma sono informazioni che in realtà anche i libri vecchi hanno, quindi non si preoccupa più di tanto, però leggendo il libro scopre che è raccontato proprio in quel libro un evento particolare della sua infanzia che lui non ha mai raccontato a nessuno. E quindi studia più a fondo questo libro e noi leggiamo insieme a lui questo libro perché l'autrice da una parte ci fa vedere la storia principale di Zachary, dall'altra ci propone alcuni racconti di questo particolare libro che Zachary scopre e quindi sappiamo cosa lui legge. D'altra parte sappiamo anche che lui andrà alla ricerca di questo cosiddetto mare senza stelle perché appunto segue poi il suo istinto che non aveva seguito in passato e quindi va alla ricerca di questo mare senza stelle, incontrerà personaggi meravigliosi come il mio Dorian amato e diversi altri poi fondamentali per la storia, scoprirà diverse cose, incontrerà personaggi che non pensava minimamente di incontrare, che poi si ritroverà molto confuso, insomma, perché, per come, di qua, di là. Quindi è un libro decisamente complesso, più del Circo della Notte, ed è un libro che secondo me o lo amate o lo odiate. Se avete amato il Circo della Notte, questo sicuramente lo amerete ancora di più, però appunto tenetevi forte perché è un viaggio davvero complesso. Ma questo non vuol dire che non sia ben valido, la scrittura ovviamente è meravigliosa, è andata ben oltre le mie aspettative, perché è fluida, fa capire bene tutto, quindi è chiara e decisamente intrecciata la trama, anche la scrittura di qua di là, però davvero fidatevi che non è mai tutto a caso, c'è sempre un filo conduttore sia negli eventi raccontati nel libro che Zachary trova, sia nella storia principale, quella di Zachary appunto. Ne abbiamo già parlato in precedenza, quindi non mi soffermo troppo su questo libro, però davvero se avete amato Il Circo della Notte, questo lo metterà ancora di più. E spero che lo amiate veramente, che sia il vostro libro preferito, altrimenti mi dispiace per voi, mi dispiace anche per me perché rientra davvero nei miei libri preferiti. Quindi decisamente 5 stelle e se avessi potuto davvero vi avrei dato ancora più stelle. Allora, poi in realtà è andata bene il primo, però e gli altri no, perché esempio io avevo citato La guerra dei papaveri, che non ho ancora letto, non ho neanche la copia cartacea, quindi non l'ho neanche più comprato. Adesso che esce il terzo, già uscito, non mi ricordo sinceramente. Comunque, sto periodo, questi giorni dovrebbe uscire anche il terzo, già uscito. Quindi sono pronta a usare tutti i 60 euro che ho per comprarmi questa trilogia. Devo necessariamente, penso che prima mi concentrerò su altro, una volta finiti gli esami, che tanto ne ho uno, cioè indietro, quindi si fa. E quindi lo propongo anche per quest'anno in questo video, quindi è ancora lì, non ho ancora letto, quindi però comunque penso sia ancora un libro da 5 stelle. Poi, terzo libro che non ho neanche comprato, neanche questo mai letto, è Cambiare l'acqua ai fiori. Ma ho perso interesse verso questo libro. C'era l'hype al momento, avrei dovuto leggerlo quando c'era tutto sta hype e si parlava solo di questo libro, però poi non l'ho più fatto e quindi
è scemato il mio interesse verso questo libro, così come l'interesse di tutti gli altri verso questo libro, perché non ne ho più sentito parlare, comunque molto meno rispetto allo scorso anno, quindi non mi frega più niente, non ho intenzione di comprarlo né di leggerlo né di niente. Poi, appunto, abbiamo finalmente un altro libro che è andato a buon fine, si parla di Moby Dick. Io ho questa edizione un po' bruttarella, sinceramente, perché l'ho comprata a 3 euro al mercatino, però ok. Diciamo che Moby Dick in realtà va un po' meno alle 5 stelle, diciamo su 4, 4 e mezzo, però comunque ci si avvicina molto alle 5 stelle. E più che altro per la scrittura e per la mole di questo libro, il resto è decisamente da 5, ecco, però pecca un po' di lunghezze di scrittura, poi magari si parla anche del 1800, 1851 è stato pubblicato, quindi ci si può passare sopra. È un libro che io ho amato, è uno, sì, uno dei miei preferiti, anche se io diciamo che non leggo molti classici, però io questo l'avevo visto sul canale di Marika, mi sembra, e mi aveva incuriosito, diciamo, perché io ho fatto anche il nautico, insomma. Sono 500 pagine, anzi di più, quasi 600, ben corpose. C'è un sacco di cose, un sacco di carne a fuoco. Scritta un po' così, insomma, scrittura tipica di metà 800, insomma, ecco. Però decisamente approvato. Poi abbiamo un altro classico, che è Cecità, che non ho mai letto, non ho neanche mai comprato, non mi interessa più, quindi anche in questo caso, come cambiare l'acqua ai fiori, non mi interessa più leggerlo. Poi abbiamo l'ultimo, che è Come la guerra dei papaveri, si tratta del gioco dell'angelo, che è una sorta di sequel, diciamo così, dei libri di Carlos Ruiz Zafón. Sì, quindi dovrebbe essere dopo L'ombra del vento, anche se comunque sono, da quello che ho capito, autoconclusivi. L'ombra del vento è autoconclusivo, però comunque è una sorta di Montalbano, per così dire, faccio sempre l'esempio di Montalbano, quindi dovrebbe essere comunque collegato allo sfondo, diciamo, dell'ombra del vento, però appunto non ho, dovrebbe essere autoconclusivo anche questo, ma non l'ho neanche mai letto questo, non ho più comprato questo libro, ma ho intenzione ancora di farlo, un giorno lo farò e vedremo, insomma. L'ombra del vento sicuramente è stato un libro meraviglioso, quello sì, è da 5 stelle, questo vedremo, non so, quando lo leggerò vi farò sapere. E bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete letto uno di questi libri o di più di uno, fatemi sapere. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!